è la figlia di Ciarcialle ed è venuta dall'America, si la messa in lascia America e lo cappello all'ariola. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia lo parla. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia. Buonasera e bentrovati nella splendida cornice di Palazzo Davalos in occasione del gemellaggio tra la nostra città e la città di Fano. L'occasione appunto è il mese del Brodetto, un appuntamento ormai consolidato dell'estate bastese che di anno in anno si arricchisce di appuntamenti. Due città come Fano e quella di Vasto, bagnate dall'Adriatico, con tradizioni e culture diverse, ma con ricette affini come quella appunto del Brodetto. A Fano infatti c'è il Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce. Quindi Marche e Abruzzo attraverso il mare creeranno un ponte gemellando non solo due città, ma due ricette, due territori e due tradizioni. Quindi io vorrei innanzitutto leggervi un piccolo passo tratto da un libro, da una pubblicazione realizzata anche dallo storico vastese Pino Iubatti, per capire meglio che cos'è il Brodetto vastese e poi passare invece alla presentazione dei nostri ospiti. Narra una leggenda vastese che un pescatore povero e la sua numerosa famiglia, accampati in una primitiva casupola del Trave, stentassero l'esistenza tra orto e riviera. Ma accadde che un giorno, in cui la pesca risultò particolarmente abbondante, la moglie volle apparecchiare la mensa in modo insolito. Il consueto pesce di costa, formato da piccoli esemplari, stavolta vedeva la presenza di alcuni buoni merlucci, roscioli, mugelle, tracina, pulp, menel, sacch, baraccole. Al pescatore di ritorno dal suo faticoso lavoro quotidiano non sembrò vero di sedere a tavola davanti a un coccio colmo di un intingolo dal gradevole profumo e dal seducente colore rossastro. Era successo che sua moglie, per la prima volta, ma sarebbe meglio dire per arricchire il quasi sempre misero desco, aveva pensato bene di cuocere quella perpetua pietanza di tutti i giorni, aggiungendo taluni prodotti dell'orto di casa, quasi che si trattasse di un onirico tentativo di minestra prossimale, ma a causa della carestia dei tempi fu costretta ad essere molto parca, dovette dosare cioè i preziosi ingredienti a disposizione. Fu così che al pesce pulito aggiunse, come sempre, acqua di mare e olio. Poi, ispirata da quella occasionale abbondanza, addizionò pochi spicchi d'aglio, qualche rametto di prezzemolo e alcuni di quei frutti rossi e tondeggianti che non si sapeva ancora come chiamare, perché provenivano dalle cosiddette Indie e che tutti erano circospetti nell'usare da cuocere. Avvenne dunque che la numerosa famiglia del pescatore povero, sicuramente per la prima volta, desinò a sazietà, ma ciò che risultò più gratificante fu la delizia dei palati, perché, senza saperlo, avevano inventato quella leccornia chiamata poi universalmente Brodetto alla vastese. E questa è la leggenda tratta da Cucina e Trabocchi di Pino Iubatti. Quindi adesso passerei a presentarvi gli ospiti che sono qui con me questa sera: il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, l'assessore al turismo Nicola Del Prete, vice sindaco, la signora Ilva Sartini, segretaria della Confesercenti di Fano, e Pino Iubatti. Allora, io innanzitutto chiederei al sindaco quelle che sono appunto le novità di quest'anno del mese del Brodetto. Quest'anno, a differenza anche dell'anno scorso, abbiamo intensificato le iniziative per il Brodetto, per promuovere il Brodetto. Abbiamo coinvolto oltre 24 ristoranti della nostra città e insieme a loro abbiamo avviato un percorso che vede non solo loro, ma vede anche altri operatori interessati, a partire dai commercianti del pesce, per dare appunto alle nostre tavole in queste serate, in queste giornate, un prodotto meraviglioso, appunto, che è il prodotto del nostro Adriatico, perché una delle
condizioni importanti per aversi un buon prodotto e avere il pesce fresco, naturalmente appena pescato. È una novità importante. Accanto a questo, ovviamente, un prezzo che è un prezzo fissato fin dall'inizio da parte nostra, insieme naturalmente anche alle associazioni di categoria. E la novità importante è che per la prima volta abbiamo coinvolto in questo discorso le nostre cantine, le cantine di Vasto e del Vastese, che collaborano insieme a noi per dare quel buon vino che è necessario per accompagnare il buon prodotto di pesce. Ecco, invece all'assessore Nicola Del Prete vorrei chiedere perché è nato questo gemellaggio con la città di Fano. Prima accennavo appunto a tutti gli elementi comuni tra queste due città, quella marchigiana e quella abruzzese, ma anche diciamo l'iter che avete seguito per realizzare questo gemellaggio. Beh, intanto va detto che si tratta più che altro di un gemellaggio culinario, un gemellaggio del brodetto, perché dobbiamo ringraziare la dottoressa Sartini per la grande disponibilità che ha mostrato nei nostri confronti attraverso l'amico Pino Iubatti. Naturalmente quando delle forze si uniscono diventano sempre più forti. Questo è il motivo che ci ha indotto in qualche modo a promuovere questo incontro con gli amici di Fano, in un anno tra l'altro caratterizzato da una sorta di rivalità calcistica, perché nel campionato di Serie D quest'anno c'è stata veramente una rivalità, ma questa sorta di gemellaggio culinario, come tengo a sottolineare, non vuole essere una rivalità, ma vuole essere un modo per essere più vicini. Tra l'altro non creiamo nessun tipo di attrito, per il semplice fatto che il nostro mese del brodetto lo svolgiamo a giugno, mentre il festival del brodetto delle zuppe e di Fano si svolge in un altro periodo dell'anno, poi ce ne parlerà sicuramente la dottoressa Sartini. E credo che è anche un modo per mettere a confronto due tradizioni simili per certi aspetti, ma poi scopriremo che tanto simili non sono nel momento in cui la parola passa ai cuochi, e quindi ci sarà modo anche di approfondire quelle che sono le diversità anche culturali tra questi due piatti che caratterizzano comunque la gastronomia di due territori importanti. Ecco, dottoressa Sartini, invece vogliamo spiegare che cos'è il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, perché è internazionale? Ma sì, innanzitutto, prima di rispondere alla sua domanda, vorrei dire che quel che il calcio divide, il cibo unisce, perché chiaramente se c'è stata una competizione, questa invece è una competizione amichevole. Il festival internazionale, perché al nostro festival, che si tiene a settembre quest'anno dal 10 al 13, partecipano le delegazioni delle regioni italiane, per cui abbiamo una gara italiana, e poi, come segno di amicizia, perché appunto il mare e anche il cibo insieme uniscono, ospitiamo ogni anno una delegazione straniera dell'area mediterranea. Abbiamo ospitato così la Libia, la Spagna, la Francia. Quest'anno ancora abbiamo una serie di contatti, non sappiamo ancora quale sarà la delegazione che arriverà a settembre, ma arriverà sicuramente la Croazia l'anno scorso, quindi sicuramente arriverà una delegazione anche quest'anno. Naturalmente il nostro festival, che è alla settima edizione, poi ha una serie di altri eventi, oltre alle gare, perché da noi proprio si gioca una gara, ci sono a due le delegazioni, si sfidano. E una giuria tecnica e una giuria popolare giudicano la miglior zuppa di pesce ogni anno. Ecco Pino, abbiamo parlato di zuppa di pesce e di brodetto, c'è una bella differenza. Sì, io non vorrei però allungare troppo il discorso sulle differenze, perché diventa un argomento un pochino non difficile, ma sicuramente assai particolare, nel senso che il brodetto alla Vastese si distingue per la sua semplicità. Il brodetto di Fano non è altrettanto semplice, per cui diciamo che abbiamo a che fare con due distinti
emblemi relativi alla civiltà alla quale ognuno appartiene. In questo la dottoressa Sartini è stata buona maestra, nel senso che al primo approccio ci ha fatto immediatamente prendere conoscenza del brodetto di Fano che abbiamo assaporato assieme al dirigente dell'ufficio turismo. Ecco, avete visto che ci sono anche due chef davanti ad un tavolo che è stato allestito proprio per preparare il brodetto fanese e anche quello vastese. Quindi io, Pino, ti chiederei anche di accompagnarmi, così commentiamo anche quello che stanno facendo e insieme ci facciamo anche spiegare come viene realizzato. Siamo accanto al signor Daniele Bocchini, proprietario della pescheria, ristorante La Bella e la Bestia di Fano. Allora, qui che cosa sta preparando? Allora, sto preparando il brodetto fanese. Che cosa abbiamo messo dentro? Faccio vedere perché... Allora, il brodetto fanese parte da una preparazione di tutto il pesce prima suddiviso per tipologia e poi vi ho preparato gli ingredienti per far vedere un pochino quali sono i nostri ingredienti, che sono il concentrato, che è una delle basi che caratterizza la nostra zuppa o il nostro brodetto meglio. Poi cipolla, olio, peperoncino, sale, aceto, pepe. La partenza è appunto un soffritto di cipolla, peperoncino con olio extravergine. Poi appena colorata la cipolla viene sciolta un po' di conserva in acqua e viene allungata appunto nel soffritto di cipolla. Fatto questo viene messa la seppia, che è il pesce che ha bisogno di una cottura maggiore, per cui per 10 minuti un quarto, come sta succedendo adesso, si cucina solo la seppia con appunto la salsa che abbiamo detto. Dopo un quarto d'ora di preparazione, qui ci siamo quasi, a questo punto si prendono, qui ho preparato in una vaschetta le tipologie del pesce che noi usiamo, che è appunto la pescatrice, la razza, lo scorfano, qui da voi la chiamate la lucerna, da noi il pesce sabbia, il gattuccio di mare, il totono, la seppia, e la galinella, e lo scorfano, l'ho detto, la tracina e come crostacei la canocchia e il gamberone, delle volte si usa anche lo scampo. Ecco, quindi mi sembra di vedere che fate un largo uso di crostacei e soprattutto utilizzate i filetti, non il pesce come invece facciamo noi interamente. Immagino anche che realizzate poi con le teste un fumetto da aggiungere, sì, a questa. Appunto, difatti le teste vengono usate per dare consistenza e sapore al sugo, poi chiaramente non vanno servite perché oggi nei servizi di oggi il brodetto ha subito un po' una trasformazione, perché è nato nelle paranze a vela, nelle barche dei pescatori, proprio come ricetta di quel pesce che non andava al mercato, che non valeva niente, e i pescatori ci facevano sta zuppa con questo pesce, e chiaramente nell'evoluzione del tempo si è arricchito di pesci invece di un certo pregio e di un certo taglio. Qui per esempio manca anche il San Pietro e il Rombo, ecco, quindi chiaramente rimane sempre la stessa caratteristica del brodetto con il suo sugo concentrato, col pane tostato, poi con l'aglio che viene servito insieme, la caratteristica è quella. Chiaramente adesso il pubblico di oggi predilige pesce più possibile spinato, pesce più possibile ridotto a un mangiare più facile. E questo è un po' adesso anche il nostro successo a Fano del brodetto, cioè per essere andati incontro al consumatore in questo senso. Perché prima si facevano delle zuppe di pesce che erano piene di spine, anche se così è nata, e chiaramente uno fa difficoltà nel mangiare e poi ne lascia mezza metà lì. Ecco, quindi questa è un po' è un'evoluzione del tempo. Perfetto. Adesso per finire la ricetta, sì, a questo punto, ecco, vedete, noi abbiamo una salsa abbastanza densa, che appunto è data dal concentrato, dall'olio, la cipolla che ha soffritto. A questo punto vi faccio vedere che viene immerso ogni tipo di pesce diverso, anche perché il brodetto ha valore per la sua selezione di pesci diversi. Quindi vengono immersi adagiatamente. A questo punto questo cucchiaio scompare perché va solo toccato e non va più rigirato, perché finché c'è solo la seppia possono girare, non si rompe niente. Quando c'è il pesce non bisogna toccarlo più. Ecco, questa è la sezione dei pesci, adesso giusto per far vedere così. E l'ultimo tocco che caratterizza il brodetto fanese è questo qua, che è aceto, e quando si mette il pesce si mette un sprizzico d'aceto. Questo aceto cosa fa? Lascia un retrogusto, perché chiaramente evapora,
fa sì che il pesce rimanga più compatto e comunque al mangiare lascia un retrogusto di aceto che poi non si identifica bene, ma che caratterizza il sapore di questo brodetto. Fino a qui abbiamo visto. Sì, c'è qualche punto di contatto con la nostra ricetta classica, però è evidente che ci sono anche delle opposizioni. Per esempio, salta subito all'occhio il fatto che si tratta di pesci di taglia piuttosto ragguardevole e quasi tutti tagliati, a parte la sfilettatura che è un dettaglio che mi permetterei di definire di gusto per raggiungere certi scopi di carattere sensoriale, insomma, ecco, diciamo qualche parola difficile per completare il concetto. Il discorso altrettanto evidente è che la cottura, come sai, tu sei diventata un'esperta a fare trasmissioni relative al brodetto alla vastese, è molto più lunga, molto più abbondante. Poi l'uso del cucchiaio è del tutto accessorio per noi, per loro è quasi indispensabile. Però ovviamente per rispettare anche la visione che hanno avuto i signori qui presenti, che ringraziamo, la prima distinzione, che è piuttosto pesante per le nostre tradizioni, riguarda il recipiente. Noi usiamo quasi sempre, usiamo tassativamente, perché è da usare per il nostro brodetto, il coccio, e cioè il recipiente di creta, possibilmente usato più volte, perché altrimenti si va incontro a degli inconvenienti. E lo strato del pesce nel nostro brodetto deve essere unico, non devono esserci sovrapposizioni. Poi qualcuno potrà dire, soprattutto il nostro ospite cuoco, voi come fate a far girare il pesce mentre sta cuocendo? Ecco, noi abbiamo un altro, chiamiamolo segreto, grazie. Abbiamo un'altra modalità, che è quella di pretendere di avere la copertura con il coperchio metallico, il coperchio di alluminio per la precisione, senza che appena incominci il primo bollore si tocchi il contenuto del coccio. Dice: ma come si fa allora a far muovere tutto ciò che è stato sotto il coperchio? Lo si solleva per i manici, il coccio detto, e con una scrollatina in senso orizzontale si arriva ad ottenere il risultato che desideriamo. Però, siccome la nostra presentatrice è un pochino curiosa, grazie del suggerimento anche stavolta, devo dirle che prima mi ha fatto una domanda che avrebbe preteso una risposta dettagliata e un pochino lunghina. A proposito di zuppe, il brodetto che sta presentando il signore è caratteristico della civiltà della bella città di Fano, è diverso da quello che facciamo noi, che è distintivo della nostra civiltà della tavola. Se mi è consentito fare un apprezzamento proprio nella direzione della tua precedente domanda, qua andiamo leggermente verso il carattere di zuppa. Se lei vuole contraddirmi, è libero di farlo. Consente, mi sembra. No, va bene, io sono d'accordo su quello che hai detto fino adesso. Il nostro, sì, lo chiamiamo un brodetto, però viene fatto su questa pentola, cioè non è che difficilmente si usa il coccio da noi. Comunque una pentola d'alluminio bassa e larga, e comunque anche noi viene mosso, come lei dice, scuotendo i manici. E io non conosco bene il brodetto alla vastese, però cioè questa è una zuppa, chiaramente, che noi chiamiamo brodetto. Allora scopriamo il brodetto alla vastese spostandoci da questa parte. Lasciamo di dire, soprattutto per la tua curiosità, che certo, c'è un altro punto che devo chiarire nei loro confronti. La cipolla. Non solo la cipolla, noi mettiamo l'aglio e non lo soffriggiamo. Loro mettono cipolla e aglio, tutto soffritto e poi tutto il resto. L'aceto, la presenza dell'aceto, anticamente l'avevamo anche noi l'uso dell'aceto, perché ha detto bene il nostro ospite, l'aceto serve per alleggerire, quasi per abbattere il sapore dolciastro che una volta era determinato dalla eccessiva presenza di molluschi. Adesso invece lei ha fatto un apprezzamento di carattere organolettico, per il quale le faccio i complimenti.
Ecco, quindi spostiamoci insieme a Mauro Naglieri per parlare appunto del brodetto di pesce. Allora, abbiamo visto innanzitutto i tipi di pesce che vengono usati per il brodetto di Fano. Il pesce San Pietro e il rombo non vengono assolutamente usati per il brodetto alla Vastese. Per il brodetto di pesce adoperiamo tutta una qualità molto, delle diciamo, dimensioni, e delle dimensioni molto più ridotte. Non usiamo la cipolla? No, non usiamo la cipolla. Abbiamo come caratteristica il tegame in terracotta. Terracotta che praticamente, come vi spiegava il professore prima, serve a far traspirare anche l'acqua che magari si crea nel tegame stesso. Quindi praticamente è una pietanza, a differenza della zuppa che loro chiamano anche brodetto, senza che me ne voglia, molto più fragrante. Molto più fragrante perché è formato da pesci interi, e noi abbiamo la testolina, abbiamo anche noi la tracina, però noi abbiamo il merluzzo che è un pesce molto friabile, abbiamo per esempio il risciolo che sarebbe la triglia, abbiamo la cianghetta che è ancora più friabile, è vero che abbiamo anche dei calamaretti che poi si vengono a mettere al termine, come in ultima analisi ci mettiamo quel peperoncino piccante che poi serve a amalgamarsi. Ecco, noto che manca completamente invece il peperone, non viene usato il peperone per il brodetto di Fano. Loro non... Da noi assolutamente no. Adoperiamo il peperone, il peperoncino, diciamo sempre al termine della pietanza. Un'altra differenza tra il brodetto alla Vastese e quello fanese è anche il modo in cui viene servito. Noi siamo abituati a servire a tavola con il coccio, il tegame in coccio, lo portiamo direttamente a tavola. Invece a Fano viene portato... A Fano può essere servito nel piatto in porcellana, oppure è vero che viene cucinato qui, ma esempio noi nella nostra pescheria poi lo serviamo nel piatto di coccio, cioè abbiamo il recipiente di coccio e terracotta dove dalla pentola dove viene fatto, perché poi ripeto, non conosco il brodetto Vastese, però sentendo parlare arrivo a capire che hanno veramente una formazione diversa, perché se una cottura così lunga viene fatta al rosciolo e al merluzzo molto probabilmente non è più un brodetto, diventa un condensato. Quindi molto sicuramente è una cottura più veloce, più istantanea. Vabbè, adesso questa invece è una cottura abbastanza lunga, quindi ci sono pesci di una certa consistenza, si arriva al risultato finale e lo mettiamo appunto nella terracotta e viene servito in questo modo con del pane tostato. Io l'ho portato adesso ad esempio. Questo qua è pane tostato, gli si dà un pochino d'aglio, l'aglio difatti serve solo per il pane, non c'è nella zuppa, un pochino d'aglio, un pochino d'olio extravergine e viene inserito nella terracotta insieme alla zuppa e consumato insieme. Ecco, nel presentarla io ho detto anche che lei è titolare di una pescheria, il segreto per realizzare un buon brodetto è innanzitutto nella scelta del pesce, quindi si inizia proprio dalla pescheria. Diamo un consiglio anche a tutte queste persone che sono qui in nostra compagnia questa sera, anche a chi ci segue da casa, perché vi ricordo che siamo anche su TRS. Che consigli bisogna seguire? Quel consiglio, oltre che più che da chef, ve lo posso dare da operatore ittico, da pescivendolo, per meglio capirsi. Perché noi abbiamo una pescheria, siamo nati come pescheria e quindi per la massaia di casa, per trovarsi bene, deve veramente scegliere la pescheria di fiducia. Forse spendere un euro in più, avere una certa... però sempre lo stesso pescivendolo, fargli capire che potenzialmente è una cliente e che se il pesce non sarà buono in un'occasione mi perdi come cliente. Quindi il legame è questo. Un pescivendolo serio con del prodotto valido vi garantirebbe metà del problema, perché arrivereste a casa con del pesce fresco e pulito e cucinarlo poi diventa facilissimo. Bene, grazie. Io prego. Torno dai miei ospiti, vorrei di nuovo chiedere al sindaco che cosa cambierà per la nostra città dopo questo gemellaggio con Fano. Beh, credo che dobbiamo intensificare questi incontri, sono incontri importanti. Penso non solo per Vasto, per Fano, per le altre realtà dell'Adriatico, ma anche del Tirreno, che poi si cimentano con questo piatto che poi si chiama appunto brodetto, si chiama zuppa, si chiama caciucco, si chiama in altro modo, comunque ha dei tratti in comune. Ecco, è chiaro che, come veniva detto prima, sicuramente questo cibo
questo prodotto serve a unire un po' i popoli, a unire le diverse realtà, le diverse culture nostre. È importante quello che è stato fatto quest'anno, delegare anche i nostri vini del nostro territorio a questo momento importante, perché non è un elemento a sé il vino. Per anni la cultura nostra ha legato il Brodetto al suo Trebbiano d'Abruzzo. Oggi con i nuovi vini, i nuovi investimenti che vengono fatti, i nuovi vitigni trapiantati, abbiamo la possibilità anche di sperimentare altri tipi di vini per il nostro Brodetto. C'è questo squisito pecorino, c'è lo Chardonnay, però ecco, sono sempre vini che dobbiamo legare alla provenienza di questo nostro territorio, e questo è stato un po' lo sforzo degli ultimi tempi per legare, ecco, questo prodotto all'altro prodotto che è quello appunto del nostro mare. Ecco, e a proposito di vini, io quindi mi avvicino anche ad alcuni produttori di vino che sono qui in sala insieme a noi. Abbiamo Sergio Del Casale, che è titolare appunto dell'azienda agricola Del Casale, che quest'anno al Vinitaly ha anche ottenuto diversi premi proprio per il vino che produce. Sì, abbiamo conquistato la medaglia d'oro col Cerasuolo d'Abruzzo DOC, un fiore all'uccello come produzione locale che si abbina perfettamente con il Brodetto alla Vastese. Ecco, quindi parliamo anche della produzione, che tipo di produzione c'è per la sua azienda? Beh, la produzione è un po' limitata, la nostra non è una grandissima azienda, è condizione familiare, diciamo le quantità sono limitate, cerchiamo sempre di tirare fuori il miglior prodotto che si possa fare, si dice sempre che nella botte piccola tira fuori sempre il buon vino. E accanto a lui c'è anche il professor Nocciolino della cantina San Michele. Allora, qual è il vino per eccellenza che può accompagnare il Brodetto? Per me, secondo i miei gusti, credo che il Cerasuolo sia il miglior vino da abbinare al Brodetto di pesce, non c'è dubbio. E lo dico perché i profumi che sono contenuti, i profumi dell'orto, che sono nel Brodetto di pesce alla Vastese, che sono piuttosto forti, hanno bisogno di un vino che abbia, diciamo, una certa robustezza di profumi, e secondo me il Cerasuolo da un punto di vista aromatico è il vino che si abbina meglio, però vanno bene anche i vini bianchi, come dice il professor Iubatti, quindi sicuramente il Trebbiano d'Abruzzo, sicuramente il Pecorino, che è migliore forse come vino, ma noi stiamo facendo una sperimentazione anche sulla Falanghina, che non è un vitigno delle nostre parti, piuttosto del Sannio, Campania, però abbiamo avuto degli ottimi risultati, per cui i vini bianchi e soprattutto vini rosati, in questo caso il Cerasuolo. Ma assessore, vogliamo parlare anche di quelli che sono i pacchetti turistici che sono stati promossi proprio in occasione del mese del Brodetto. Spieghiamo anche di che cosa si tratta, che cosa sono questi pacchetti turistici. Sì, pacchetti turistici, perché noi qui torno un po' indietro nel tempo, con gli anni, parlo di 3 anni fa, se mi consentite. Vorrei raccontarvi anche brevemente, naturalmente, com'è nata l'idea di creare il mese del Brodetto, che fungesse poi anche da promozione turistica per la nostra città, quindi prodotto turistico in sé. Nel 2006 il sindaco mi delegò a rappresentare il Comune di Vasto alla Perdonanza Celestiniana all'Aquila. Lì, al termine di quella bellissima manifestazione, incontrammo dei ragazzi polacchi. Così scambiamo 2 parole e ci chiesero: ma di dove siete? Siamo di Vasto. La prima cosa che mi dissero: Brodetto di pesce. Quella per me fu una intuizione, nel senso che alcune persone che non erano mai state a Vasto avevano legato il nome della nostra città ad un prodotto gastronomico, quindi al Brodetto di pesce alla Vastese. Allora ne ho parlato col sindaco e abbiamo convenuto, abbiamo deciso di mettere in piedi un po' questo prodotto turistico che è il Brodetto di pesce alla Vastese. Abbiamo coinvolto i ristoratori, abbiamo coinvolto le pescherie, gli armatori, abbiamo coinvolto i produttori locali e abbiamo cominciato con una settimana. Il primo anno ci fu la settimana del Brodetto. Beh, siccome tutti quanti poi ci dicevano: no, dovete insistere perché è un qualcosa che può funzionare, che funziona anzi bene,
L'anno successivo abbiamo fatto il mese del Brodetto e d'accordo con gli albergatori consorziati, per la prima volta quest'anno hanno promosso nelle varie fiere anche dei pacchetti turistici. Pacchetti turistici significa che durante il mese del Brodetto hanno notevolmente abbassato i prezzi e danno la possibilità a diversi turisti di essere ospitati a prezzi assai diversi rispetto a quelli convenuti durante il mese di giugno nella nostra città. Sono tanti turisti che stanno visitando i nostri ristoranti e tra l'altro noi metà di questa settimana faremo anche un po' un punto della situazione, daremo delle prime cifre di come sta andando questo anche mese. Anche perché ricordiamo che c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché a soltanto 20 euro è possibile. Beh certo, oggi acquistare un brodetto, 450 grammi, mezzo chilo di pesce da brodetto ad un pescivendolo costa abbastanza, diciamo che 20 euro. Con anche la possibilità di degustare un vino locale con il coperto eccetera, credo sia un prezzo, prezzo assolutamente accessibile. Ecco, dottoressa Sartini, parlavamo di pacchetti turistici che sono presenti anche a Fano, pacchetti anche molto particolari che servono anche ad avvicinare i giovani anche con iniziative molto particolari. Sì, diciamo, noi siamo alla settima edizione, quindi di anno in anno il nostro festival si è arricchito. Tra l'altro due delle iniziative collaterali sono proprio l'abbinamento con i vini. Facciamo una gara di abbinamento con i Trebbiani e con i Bianchelli del Metauro, che sono il nostro vino bianco tipico, e una gara nazionale. L'anno scorso ha vinto un Verdicchio. Ovviamente la formula è che la bottiglia è coperta e chi assaggia i vini non sa cosa beve e quindi in forma anonima. Però è un modo per avvicinare al buon gusto. Tra l'altro la curiosità è che non solo i bianchi e i rosati, ma anche i rossi possono essere abbinati con il brodetto. E il problema era quello di portare i giovani verso il consumo di pesci. Abbiamo pensato agli aperitivi, la moda degli aperitivi è quella che attira di più i giovani e quindi aperitivi a base di pesce, vino ovviamente di buona qualità e a base di pesce. L'altra cosa importante, perché con il festival cresce anche la cultura del cibo, è l'abbinamento con gli oli. Noi abbiamo nel nostro territorio un'ottima DOP che è l'olio di cartoceto e ogni delegazione che arriva, l'anno scorso ogni delegazione che è arrivata ha portato il suo olio regionale di qualità, per cui anche questo è un altro elemento aggiunto. E, insomma, sta crescendo la curiosità. L'altro dato che voglio dare è questo. Nel nostro, anche noi all'interno del festival abbiamo il mese del brodetto in 30 ristoranti, abbiamo calcolato 30.000 brodetti somministrati nell'arco del mese. Questo significa che un piatto che non si trovava più nei ristoranti, perché è un piatto complesso, un piatto difficile da preparare, soprattutto è anche un piatto costoso, ecco, 30.000 vuol dire che il brodetto è tornato nei ristoranti ed è tornato nelle case, perché l'altra formula è quella di proporlo alle massaie, anche in questo caso un prezzo convenzionato. E il pacchetto turistico è poi la formula per cui proponiamo due o tre giorni ai visitatori e proponiamo loro di visitare anche il territorio. Quindi attraverso il cibo facciamo conoscere un territorio che noi consideriamo, come voi il vostro, di grande pregio, e quindi anche in questo caso, insomma, una aggiunta a quello che si può fare per attirare turisti in un momento, insomma, in cui sappiamo che anche il turismo ha bisogno di essere sostenuto. Ecco, per quanto riguarda invece sempre il Festival Internazionale del Brodetto e anche delle Zuppe di Pesce di Fano, esiste una giuria composta dalle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico ed esiste anche una giuria popolare proprio per giudicare il brodetto o le varie zuppe che vengono realizzate in occasione del festival. Sì, diciamo, ogni zuppa viene giudicata, ogni gara diciamo, ha questa doppia giuria. La giuria tecnica è formata da 7 giornalisti della stampa specializzata e presieduta da Enzo Vizzari,
che è il responsabile della guida ristoranti dell'Espresso, e la giuria popolare, che ha lo stesso peso della giuria tecnica, per cui chiunque può iscriversi alla gara, paga un prezzo convenzionale. Anche in questo caso la gara nazionale costa 30 euro, la gara locale 20 euro, e può appunto giudicare il piatto, quindi passare una serata piacevole, ma nello stesso tempo dare un suo voto al piatto che viene servito. Sindaco, vogliamo anche fare un piccolo bilancio, anche se prima l'assessore ha detto che tra qualche giorno si farà un primo bilancio. Insomma, come sta andando questo mese del Brodetto? Bene, bene. Il mese del Brodetto va bene. I ristoranti hanno avuto la risposta che volevano. C'è una partecipazione che è chiaro, una partecipazione che va oltre i confini anche della nostra realtà locale, provinciale e anche regionale. Da più parti arrivano le stesse cose che venivano dette poco fa dalla dottoressa, le stesse cose si riscontrano anche da noi. Anche noi alla fine avremo un quadro complessivo che è certamente migliore anche di quello dell'anno scorso, che è stato anch'esso un grande successo. Le iniziative che si ripetono, poi il fatto stesso che si ripetono, significa che hanno avuto l'accoglienza che dovevano avere, e quindi anche in questo caso il fatto che noi siamo alla terza edizione, stiamo preparando anche il quarto anno, è il segno proprio della validità, ecco, di questa nostra iniziativa, che come si diceva prima era partita in sordina, pochi giorni soltanto, oggi diventa un mese, con una richiesta da parte della nostra ristorazione di avere anche una parentesi anche nel periodo invernale, anche se è chiaro che nel periodo invernale ci sono problemi seri legati ovviamente all'approvvigionamento della materia prima, perché è bene ricordarlo e non dimenticarlo mai, una delle dei punti di forza del Brodetto è proprio avere la materia fresca, la materia prima, che deve assolutamente essere pescato qualche ora prima. Questo è il successo di questa iniziativa. Nel corso del mese del Brodetto tantissimi appuntamenti proprio per rievocare quelle che sono le tradizioni marinare che contraddistinguono il nostro territorio, mi riferisco alla pesca alla sciabica, o proprio dell'altro giorno l'appuntamento con l'asta, con il sistema ascendente. Insomma, tantissimi appuntamenti che servono proprio per riscoprire quelle tradizioni che ormai sono scomparse. Sì, indubbiamente, soprattutto quella dell'asta che si è svolta proprio ieri mattina sulla spiaggia di Vasto Marina ha richiamato tantissima gente, poi il finimondo, le condizioni meteorologiche hanno impedito poi il proseguo in Piazza del Popolo. La manifestazione di ieri è stata rinviata, questa è una notizia per i nostri telespettatori, è stata rinviata a venerdì prossimo alle ore 19, la pranzata, quindi pesce fritto in piazza, grazie alla preziosa collaborazione quest'anno dei ragazzi della parrocchia dei Salesiani, un'organizzazione già collaudata, quindi non avremo difficoltà sicuramente per servire diverse porzioni di pesce fritto. E chiudiamo quest'anno con Barbara Chiappini in piazza sabato con le premiazioni, perché noi, dottoressa Sartini, al termine del mese del Brodetto ringraziamo così i nostri operatori, soprattutto quei ristoratori che durante questo mese hanno dato prova della loro collaborazione praticando questi prezzi particolari per far gustare il Brodetto di pesce. Quindi ci sarà una festa di piazza, musica in piazza e poi anche grazie alla parrocchia San Paolo la sagra dei cavatelli alla pescatrice. Quindi diciamo che chiuderemo così questo mese del Brodetto di pesce edizione 2009. Ecco, dottoressa Sartini, una delegazione vastese verrà successivamente a Fano dopo la visita appunto della delegazione fanese. Che cosa succederà in quella occasione? Ma noi, diciamo, il cuore della nostra manifestazione è appunto dal 10 al 12 settembre. In quell'occasione non solo si svolgono le gare,
ma c'è una vera e propria festa di piazza sul lungomare più bello di Fano, che è il Lido. E lungo la passeggiata del Lido ci sarà ci saranno 8 stand di ristoratori che proporranno il loro brodetto, la loro zuppa ed altri prodotti del mare. Qualcuno proporrà anche zuppe di altri territori, speriamo che ci sia una delegazione anche di Vasto, quella di ristoratori, oltre a quella ufficiale che noi appunto ci auguriamo davvero che ci venga a trovare. Naturalmente lì ci sono, è una festa che ha un programma che si svolge lungo tutta la giornata, con premiazioni, con degustazioni, con esibizioni di cuochi, di pasticceri, di barman, di tutte le professioni che sono legate al cibo. E quindi anche un'occasione di carattere culturale, con dibattiti, convegni, incontri con i giovani e anche momenti di formazione per i bambini. Per cui insomma davvero un momento di festa ma anche di crescita culturale. Quindi ci auguriamo che ci sia questa presenza, naturalmente ci saranno anche i nostri amministratori e davvero potremo approfondire ancora quale altra cosa potremo fare insieme nel futuro. Bene, Pino, per concludere io vorrei chiederti una cortesia. Che cosa devo dire insieme? No, devi leggere, non devi dire niente, quindi io direi di leggere un sonetto che tu conosci bene, perché lo prendo sempre da un tuo libro, al contrario. È un sonetto di Anelli che vuoi commentare tu? Vai avanti. Che parla proprio del pesce, quindi mi sembrava il modo migliore per concludere questa serata insieme. Sempre riferendomi alla nostra ospite, perché altrimenti sarei sicuramente fuori tema. Gentile dottoressa, la nostra presentatrice ha avuto una cattiva idea, e cioè mi ha proposto, una proposta sana, intendiamoci, mi ha proposto di leggere in conclusione di serata un famoso sonetto di un nostro poeta dialettale. Anche qua ci sono delle parentele, bisogna scavare poco per arrivare a configurare il gemellaggio in tutte le sue sfaccettature. Lei deve sapere che l'autore di questo sonetto, Luigi Anelli, che non era praticamente mai uscito da Vasto, alternava le sue composizioni con quelle di un amico coetaneo che invece passò la vita intera ad Ancona. Quindi siamo vicini di casa, ecco così. Allora, la Paola mi ha chiesto di concludere il discorso con il sonetto di Luigi Anelli, Malambama. La prego, io vado diritto di filato fino in fondo nella mia recita, poi lei capirà tra le righe, anche se non proprio vocabolo per vocabolo, il nostro dialetto. Malambama intanto significa cattiva fama, perché si tratta di, i nostri amici vastesi conoscono a memoria questi angoli non solo urbanistici di Vasto, ma anche relativi alle nostre tradizioni popolari. E questo cameriere lunatico saturnino di un nostro albergo cosiddetto del pesce, noti bene, l'albergo del pesce, stiamo parlando del 1892, dottoressa, trattava male i suoi clienti, però un po' per il contenuto e un po' per il motivo che si tratta proprio di ricette di mare, io vado a leggere, sarà quel che sarà. Loro naturalmente sorrideranno, lei deve fare qualche sforzo. Da pudiciai te caia so crepeto, magnifici te vo dando in gazza. Se la rete vince stata vetta, non viaggia taura che vuole magna. E veniamo al brodetto di pesce. C'è un brodetto di pesce, si scannato. Questo tipo lo può lasciare addonnare, nemmeno a farlo apposta come stasera. Che naive, stravinte, mareggiate, lavare che di solito per pescare. Te puzzo da un pezzo di bullite,
una costata, 2 euro, niente, mi vuole pesce. Ah, ti sei incaponato, ma segna è, dice una volta io, qua se passai le passo le commenti, se ne le vuoi, mi addio, vai a dormire a digiuno. Grazie. Bene, a questo punto io ringrazierei i nostri ospiti, il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, l'assessore al turismo Nicola Del Prete, la dottoressa Ilva Sartini, segretaria della Confesercenti di Fano, l'amico Pino Iubatti e soprattutto ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia. Arrivederci. E le femmine con amore fanno le penne senza sapone, sciuolando e sciuola a rete, sbattono il culo sopra le prete. E come gli fa, ne puzza la mandine, e gliele tinghi una cosa che si impiccia a lui parla. E come gli fa, ne puzza la mandine, e gliele tinghi una cosa che si impiccia a lui parla.